Un giovane dal cuore puro, un misterioso vagabondo o uno sciocco ribelle? Chi è il vero padre di Kovu? Ma io che cazzo ne so, scusa. Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale e in un nuovo video di questa rubrica in cui andiamo ad esplorare il retroscena fanon di alcuni personaggi del Re Leone. Non preoccupatevi, le altre due diramazioni della storia fanon di Zira arriveranno. Yes! 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 Ma... non potevo andare avanti senza prima parlare di quelli che ad oggi sono i quattro papabili padri di Kovu secondo il fandom. Ah, vedere! Anche se, per avere un quadro più chiaro dei leoni di cui andrò a parlarvi, vi consiglio prima la visione di quest'altro video, in cui approfondisco l'origine di molti di loro. Ok. Ma basta chiacchiere, se siete curiosi di conoscerli, lasciate un mi piace e continuate a guardare il video. Ni è un giovane leone nomade che si ritrova a passare nelle terre del branco durante il regime di Scar, quando Nala è ancora un cucciolo. Pur non somigliando per nulla esteticamente ai figli di Zira, Ni è ad oggi uno dei padri più probabili per loro, essendo presumibilmente uno dei pochi leoni maschi adulti presenti nei pressi delle terre del branco durante il periodo del loro concepimento, e non solo del loro. Cioè, come sarebbe? Scar, scopertosi sterile o comunque non capace di avere cuccioli sani, pur di avere un erede, ha offerto asilo temporaneo a Ni, a patti che questi acconsentisse ad accoppiarsi con la sua compagna Zira e a lasciargli i futuri cuccioli. First reaction, shock! Malka faceva parte di un gruppo di leoni che viveva al di là delle montagne delle terre del branco. Gruppo che alcuni identificano come quello nativo di Zira, diventato nomade successivamente a causa di un evento imprevisto. Biologicamente sembrerebbe essere un anno più grande di Simba e Nala, dunque potrebbe essere il padre non solo di Vitani e Kovu, ma anche di Nuka, con la quale ha in comune il colore della criniera. Malka potrebbe essere stato il primo compagno di Zira, venuto a mancare o nel tentativo di proteggere il suo branco o durante il viaggio che ha condotto lei e le sue leonesse nel regno di Scar. Traumi, venite a me, più traumi! Ti piacciono le cose a tema anime, cartoon o simili? Allora passa su Pampling, acquistando lì con il codice PINKNECO potrai ottenere gratuitamente un paio di calze a tua scelta. Che aspetti? Scar non era neanche suo padre, l'ha solo adottato. Ah, ciao Vitani, hai visto quella pulce di Kovu? Il prescelto interno. Cresciuto nelle terre del branco, Tojo dovrebbe avere pressappoco la stessa età di Simba e Nala. Troppo giovane dunque per essere il padre di Nuka, ma abbastanza grande da poter essere quello di Vitani e Kovu. Ciao! Tojo viene preso in causa principalmente per la presunta somiglianza che ha con Vitani. E per la bontà d'animo che lo accomuna a Kovu. Kovu, don't let it go! What's the matter with you? But mother, he wasn't hurting anyone! There is no room for weakness here, my son. Remember, Scar took you in and accepted you as his own son. But he wasn't my father. No, but he chose you to become the next king. When you rule, we shall no longer be forced to live in these dry, barren, disgusting, pathetic, termite-infested outlands!
Zira l'ha sedotto sotto ordine di Scar, impossibilitato ad avere dei cuccioli sani, per poi ucciderlo subito dopo essere rimasta incinta. Nella speranza di spacciare i piccoli come legittimi, ma venendo scoperta dalle leonisse delle terre del branco. Volevi! Guarda che faccia! Guarda che faccia! Non se l'aspettava! Ciumbi è ad oggi, secondo il fandom, il più papabile tra i presunti padri di Kovu. Il perché è presto detto, oltre ad avere un'impressionante somiglianza fisica con lui. Aveva anche una mentalità un po' particolare, mentalità molto simile a quella di Zira nella Guardia del Leone. Per tale motivo è facile immaginare che crescendo sotto l'influenza di Scar abbia sviluppato la sua stessa concezione di reggenza, diventando un suo devoto suddito. Say what? Ciumbi si sarebbe offerto volontariamente come padre dei futuri figli adottivi di Scar, what? Accettando di accoppiarsi con Zira fin quando non sarebbe nato un cucciolo che il suo sovrano, incapace di generare una prole sana, avesse ritenuto degno della sua eredità. What the fuck? Dopo aver assolto il suo compito, sarebbe stato ucciso a tradimento dalle iene sotto ordine del re. Vedi lassù. Che in preda alla paranoia avrebbe iniziato a vederlo come un potenziale rivale. No. Ma che davvero? E quindi, secondo i fan, fra questi quattro leoni si nasconde il vero padre di Kovu. Ma che cazzo stai a dire? Ma che cazzo sta di te? Ma di che cazzo stai a parlare? Ma di che cazzo sta a parlare a te? Che bello! Ma che cazzo sta a fare? Ma che cazzo sei? Ma che cazzo ho? Ma che cazzo la so? Ma voi cosa ne pensate? Ci credete? E se sì, chi tra loro pensate sia? I don't know. Lasciatemelo scritto nei commenti e non dimenticate di iscrivervi al canale ed attivare la campanella per nuovi video. Bye bye.